ragazzi, siamo tornati insieme e siamo qui con il nostro mitico trampolino, mitico elastico, due attrezzi che io adoro perché mi permettono di avere tantissimi risultati con metà delle fatica, perché veramente si fatica di meno con trampolino. Ci sono tante cose là fuori che funzionano ma ti fanno sfruttare un polmone, invece il trampolino ci aiuta in parte a fare il nostro allenamento, così ci pesa di meno e ci fa diventare tutto un po' più ludico. E quando una cosa è ludico è più probabile che continuerai a farlo, ok? Diventa meno faticoso, perché il mio intento qua con questi tutorial è farvi diventare sportivi per sempre, non soltanto quando stai con me, ma alla fine di questo percorso di prendere un gusto tale che tu dici: no, io ogni giorno mi voglio allenare, ogni giorno voglio fare qualcosa per il mio corpo. Perché poi la visita con il tuo corpo, tu vedrai giorno dopo giorno come migliore proprio il rapporto con il tuo corpo. Per questo è importante anche di tenere un diario di allenamento, per vedere, non so, con tuo smartwatch quante calorie hai bruciato, per vedere quanto BPM a tuo cuore si è raggiunto, per vedere le sensazioni, ok? E di prefissare piccole mete, no? Dice: oggi voglio fare 10 minuti, fra due settimane no, voglio allenarmi 30 minuti con la Jill, poi vedrai che diventano 40 minuti, poi vedrai che puoi uscire fuori magari a fare una corsa. Allora, diventa proprio un percorso, no? Una sorta di viaggio che fai con te stesso per avere più del tuo corpo e più della tua vita, e diventa, spero, un rapporto molto intimo, perché quando ami il tuo corpo, ami te stesso, ma non amare il tuo corpo perché ti dà una risposta proprio di un aspetto fisico, quello arriverà, una piacevole conseguenza, ma quando veramente trovi piacere nel movimento e della soddisfazione post allenamento, vogliamo parlare della soddisfazione post allenamento, che dice: guarda, l'ho fatto, devi fare la doccia, ti senti così soddisfatta con te stessa perché l'hai fatto. Allora dici: ah, la mia giornata è perfetta perché adesso ho fatto il mio obbligo verso che cosa? La mia salute, ok? Perché il movimento ci aiuta a rimanere in salute. Allora, che cosa sto facendo? Spero che mi state già seguendo. Ho messo l'elastico sotto i miei piedi, ho accorciato l'elastico, ok? La tengo bello corto e comincio a dondolare, ok? Questo dondolio mi aiuta con il mio punto vita, ok? Continuo a dondolare, destra e sinistra, andiamo. Addominali rimangono tesi, 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 tesi. 8, 7, 6, 5 ancora, 4, 3, 2, continui a dondolare destra e sinistra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora, 8, 7, 6. Ok, la cosa bella di questi movimenti di torsioni e di dondolio per il punto vita è che non costano fatica, veramente. Potremmo farli per 30 minuti e ti garantisco non entrerai in acido lattico. Dice: ma G, questo è facile. Ma la cosa bella di questi dondoli è che ti aiutano a definire il punto vita, ti aiutano con le maniglie dell'amore, ti aiutano proprio a sottigliare quella ciccetta che straborda sui jeans. Sì, ci piace, no? 8, 7, 6, 5 ancora, 4, 3, 2, continui, andiamo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Ok, quando scendi giù con il busto, ok? Rallenta il nostro elastico, portalo in avanti e portiamo dietro le braccia, dietro le nostre spalle, ok? Vanno in tensione e cominci a sollevare la gamba, ok? Piano piano ti faccio arrivare al movimento, ok? Su e giù, spingo giù, non sto saltando. Notate bene che il piede che sta sopra il trampolino non salta, ma spinge verso basso, spinge, sta sempre in contatto. Specialmente quando siamo su un piede solo sul trampolino, non saltiamo mai, non c'è mai aria sotto il piede. Questo è per proteggere la caviglia e il ginocchio. Non si salta mai su un singolo arco, su un trampolino, due o tre volte. La potete vedere in giro su internet, lo so, ma non è quella che dice Jill, fanno le altre persone. Perché questo vuol dire sicurezza, ok? Così, mi raccomando, sempre in contatto con il trampolino, proteggete caviglia e ginocchio e comincia una torsione. Ok, gli addominali sono tesi, guardami le spalle, ma l'elastico sta in tensione, ok? Così, un po' di isometria per le braccia. Stiamo lavorando le nostre gambe perché stiamo sul trampolino e stiamo lavorando punto vita, tutto in un unico movimento. Vedi quante cose riusciamo a fare con due piccoli attrezzi che io adoro, ok? Trampolino
e l'elastico, vai, vai ancora. Tira dentro l'addome come se stessi provando di attaccare il vostro ombelico alla schiena, alla colonna vertebrale, ancora 8, 7, 6, 5, ancora 4, 3, 2, 1, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, relax. Allora, di nuovo, posizione la gamba destra, rimango là, le braccia sono tesi e comincio a sollevare, prova l'equilibrio prima di tutto. Non saltare, non stiamo saltando, i piedi cominciano a spingere, ok? Piccola torsione con le braccia, vai, vai, ok? E nella torsione provi a sentire proprio l'addominale che si schiaccia quando sei in torsione, ok? Come se stessi provando di schiacciare un arancio tra l'anca e punto vita, vai, vai, vai ancora, 8, 7, 6, 5, ancora, 4, 3, 2, 1, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, torsione, datemi ultima, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Eccellente ragazzi, allora, scendiamo giù, adesso continuiamo a lavorare le sternocosce, i glutei, facendo un fiocco con il nostro elastico. L'elastico è un attrezzo che io adoro perché mi permette di avere un singolo, diciamo, singolo attrezzo che va bene per tutti. Ok, mi metto sul bordo del mio trampolino e comincio a divaricare le ginocchia, divarico le ginocchia, divarico le ginocchia. La schiena mi viene più in avanti possibile, schiena dritta, spalle giù, ma dritte, ok? Tira, tira, 4, 3, 2, adesso tengo con le mani giù l'elastico, diventa ancora più teso in questo modo, sono sulla punta dei miei piedi, vedi sono appuntiti o puntati i miei piedi e continuo a fare piccola pulsazione, tira, 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 ancora, ancora, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, lascia, facciamo proprio belli tranquilli, andiamo, 2, 3, 4 ancora, 8, 7, 6, 5, 4. Senti come l'esterno coscia sta lavorando, culotte cheval, blocco, chiudi, 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 stringi, stringi, lo sento proprio sull'esterno coscia, quello che vogliamo tutti noi donne, di avere quella adipe sull'esterno coscia che si riduce ancora. Il trampolino aiuta anche a drenare tantissime le gambe. Il trampolino è un eccellente aiuto per gli inestetismi della cellulite perché drena. Così andiamo a drenare, tonificare, rassodare, a lavorare su tutte le zone che ci sono critiche come noi donne. Senza spinta, 8, 7, 6, 5 ancora, 4, 3, 2, ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimango, spingo, 8. 7, schiaccio, schiaccio ancora, 4, 3, 2, 1, ultima, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, perfetto, scivoliamo indietro, lasciamo l'elastico dov'è e dobbiamo andare a calpestare con la gamba sinistra portando l'elastico indietro, se ti dà fastidio allargala sulla coscia, ok, lo allarghi la sua presa sulla coscia per avere una presa più confortevole, ok? Così non vogliamo che ci segue la carne ma ci accompagna e tiro in su, ok? Su, 2, 3, 4 ancora, 5, 6, 7, 8 ancora, 8, 7, 6, con l'elastico è più impegnativo mi rendo conto. Se è troppo impegnativo potete fare questo stesso esercizio senza l'elastico, senti te, ok? Però più resistenza ci aiuta a lavorare meglio il gluteo. Ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stendi la gamba, diagonale e torni indietro, diagonale, piedi proprio a martello, ok? Traccia proprio una linea laterale, ancora, laterale, gluteo teso, 2, 1, ancora, 8, continui laterale, 2, 3, 4, ultime 4, and 4,
3, ancora 2, 2, and stop. Ok, cambiamo la gamba, calpesto l'altra gamba, porto l'elastico sotto questo ginocchio destro, la correggo il tiro dietro la coscia per essere larga, sollevo e andiamo su con piedi al martello, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora spingi, oh, senti il gluteo che sta lavorando, ancora, 4, solo gluteo, non muovere la schiena, non muovere la schiena, è il gluteo che sta lavorando, 3, 4, 5, 6, stendi le gambe e in diagonale, 8, 7, ancora, 6, 5, 4, 3, 2, 1, datemi un altro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo, 8, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax, porta le gambe in avanti, ritorniamo con l'elastico intorno alle ginocchia, mettete il mano fuori dal trampolino, ok? Mi giro poco poco per non, ok, per essere più elegante. Ci siamo, ok, sollevo la gamba, 2, 3, 4 ancora, 5, 6, 7, porto il ginocchio in avanti, 8, 7, 6, fai anche un piccolo bounce sul trampolino, 3, 2, su, and 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, avanti, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ok, 4 su, 4, 3, 2, 4 avanti, and 4, 3, 2, 2 su, 2 su, 2 avanti, 2 su ancora, 2 su, 2 in avanti, andiamo su singoli, facciamo su, in avanti, and 2, in avanti, 3, tiro, 4, ancora, 5, dai, abbiamo quasi finito, ancora, 7, questo è l'ultimo, 8, and relax, batti. L'hai sentito l'acido lattico là, tantissimo, lo so. Eccellente questo esercizio, proprio per l'esterno coscia, zone critiche per tutte le donne, tutti, e su. 2, 3, 4, ancora, 5, 6, 7, in avanti, 8, 7, 6, elastico sempre in tensione, 3, 2, 8, su ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8 in avanti e 8, 7, 6, 5, 4, 3, pronti per 4, pronti per 4, 4, 3, 2, avanti, 4, 3, andiamo per 2, and it's 2 su, 2 in avanti, dai, ci siamo quasi, ancora, 2 su, 2 in avanti. Mi date singoli adesso, su, avanti, mancano 7, 6, 5, ancora, 4, 3, 2, and stop. Ragazzi, un esercizio, veramente un allenamento, devo dire, molto molto intenso, molto efficace. Vi ringrazio per avermi seguito per l'ennesima volta qua su questo cambiamento vitale del vostro stile di vita. Sono onorata di essere il vostro personal trainer e spero che giorno dopo giorno questi allenamenti stanno diventando godericioli. Insomma, spero che ti piace questo allenamento, lo so. Mentre lo stai facendo vuoi veramente uccidermi, ma poi man mano che diventerete più forte e più tonificate, più padrone del tuo stesso corpo, vedrai che mi ringrazierai, ok? Così, ti mando un bacio di oggi, ti aspetto al prossimo allenamento insieme e se ti è piaciuto, ti senti veramente guerriero o guerriera, rifatelo, dai, così avrete un allenamento davvero intenso per oggi. Ti aspetto al prossimo allenamento con un grande saluto dalla gym. Baci!